Modificatori. I modificatori sono strumenti di trasformazione parametrica non distruttivi. Cosa si intende? Proviamo a selezionare il cubo esistente nella scena di default di Blender e applicare un modificatore andandolo a prendere dalla sezione modifier, quindi modificatori, quella simboleggiata da una chiave inglese nella property window. Cliccando su add modifier abbiamo la possibilità di aggiungere un modificatore e scegliamo il modificatore bevel. Come vediamo, il cubo ha cambiato geometria. Tutte le facce infatti adesso sono raccordate tra di loro. Nella property window invece la sezione dei modificatori ha visto l'aggiunta di un nuovo slot, che è quello del modificatore che abbiamo applicato, appunto il modificatore bevel. Qui, come vediamo, abbiamo una serie di campi, di caselle, di opzioni che ci permettono di cambiare ulteriormente la modifica che abbiamo fatto. Possiamo quindi, per esempio, modificare la dimensione di questo raccordo, il numero di segmenti e quindi la morbidezza che ha lo smusso tra una faccia e un'altra, o la forma del profilo. In questo modo noi possiamo continuare a lavorare sul modello su Blender e in qualsiasi istante tornare sull'oggetto su cui è applicato il modificatore e cambiare nuovamente, aggiustare quelli che sono i parametri del modificatore. È una modalità dinamica per applicare trasformazioni agli oggetti. In più, se entriamo in Edit Mode, sarà possibile lavorare nuovamente sull'oggetto originario, in questo caso il nostro cubo, e applicare adesso ulteriori trasformazioni. Come vediamo, la trasformazione prodotta dal modificatore seguirà l'evoluzione delle modifiche che faremo alla geometria. Ogni modificatore, e come abbiamo visto sono numerosi, ha numerose opzioni, campi, caselle, parametri che è possibile definire, e ogni modificatore ha i suoi. In questo video non abbiamo il tempo di entrare nel dettaglio e spiegare in maniera approfondita il significato di ognuno di questi valori, ma ne vedremo solamente alcuni, giusto per capire qual è il funzionamento generale e vedere qualche esempio che può essere utile soprattutto alla modellazione per l'architettura e il design. Tutti i modificatori tuttavia hanno degli elementi in comune, in particolare hanno questa barra che fa da testa allo slot e questi due tasti apply e copy. In questa barra notiamo un simbolo, che è quello che identifica il tipo di modificatore in uso, una casella dove è possibile leggere e anche modificare il nome del modificatore, una serie di icone che ci permettono di attivare o disattivare temporaneamente lo stesso modificatore, sia in ambito modellazione della casella con l'occhio che durante il rendering. Una terza casella è quella che ci permette di visualizzare l'azione del modificatore anche in Edit Mode. Se entriamo infatti in Edit Mode e disattiviamo questa casella, non vedremo l'effetto. La barra del modificatore si conclude con un paio di frecce che permettono la modifica dell'ordine
dei modificatori qualora fossero più di uno tra quelli applicati all'oggetto selezionato, una X che ci permette di cancellare il modificatore e di conseguenza perdere l'effetto che ha sull'oggetto, e questo triangolino che ci permette di comprimere la casella, lo slot del modificatore per poter gestire in maniera più ordinata lo spazio a disposizione. Con i tasti apply e copy abbiamo la possibilità di copiare il modificatore sullo stesso oggetto e di conseguenza applicare nuovamente una modifica mantenendo i parametri iniziali. Col tasto apply invece potremo applicare la trasformazione del modificatore. Allora, intanto è necessario per applicare la trasformazione non trovarsi in modalità Edit Mode. Se infatti clicchiamo su Apply in questa modalità, un messaggio di errore ci indicherà che è necessario spostarsi in Object Mode. Quindi col tasto Tab torniamo in Object Mode, clicchiamo su Apply e cosa vedremo? Vedremo che il modificatore è scomparso, ma la forma, la trasformazione prodotta è rimasta, di fatto modificando la geometria, come possiamo vedere dall'Edit Mode. Ovviamente in questo modo non abbiamo più la possibilità di modificare ulteriormente quelli che sono i parametri del modificatore. Bene. Vediamo qualche altro esempio di modificatore. Spostiamo il cubo e, sempre in Object Mode, aggiungiamo il modello di Suzanne, ovvero Mesh Monkey. Sull'oggetto selezionato applichiamo un nuovo modificatore. Modificatore array serie. Il modificatore array permette di creare una serie appunto dell'oggetto originale. Il numero di elementi ripetuti, il numero di elementi copiati viene definito dal campo dal campo count. Mentre su fit type è possibile definire, se vogliamo indicare il numero totale di oggetti, piuttosto che indicare una lunghezza e determinare, in base a questa, il numero di volte che l'oggetto ripetuto sta all'interno dell'intervallo definito. Per definire la direzione della serie abbiamo due terne di campi X, Y e Z sullo slot del modificatore. Se clicchiamo su Constant Offset e disattiviamo Relative Offset, vedremo come possiamo definire l'intervallo tra una copia e un'altra stabilendo una distanza sulle x piuttosto che sulle y o sulle z. In questo modo definiamo quindi un intervallo dato da tre coordinate che stabilisce quella che è la direzione della nostra serie. Se anziché utilizzare delle misure assolute, quindi una reale distanza di 3 unità e 16, per esempio, in questo caso sulle x tra una copia e un'altra, clicchiamo su Relative Offset, attiviamo Relative Offset, in questo caso potremo determinare l'intervallo tra una copia e un'altra sui tre assi in maniera percentuale, per cui se scriviamo 1 avremo un intervallo tra una copia e un'altra che equivale alla dimensione totale dell'oggetto. Se per esempio scriviamo 2, questo intervallo sarà doppio e quindi avremo uno spazio vuoto largo quanto l'intero oggetto. Bene, vediamo adesso un altro modificatore. Disattiviamo la visualizzazione
del modificatore array e selezioniamo il modificatore mirror. Come è facile immaginare, il modificatore mirror produce una riflessione dell'oggetto. Una riflessione che è possibile fare chiaramente in funzione di un piano di riflessione che viene definito in quanto perpendicolare di uno dei tre assi principali. Quindi l'asse X, e in questo caso il piano perpendicolare all'asse X produce lo stesso oggetto, essendo la Suzanne una mesh simmetrica sull'asse X, ma se clicchiamo per esempio sull'asse Y, avremo una riflessione quindi perpendicolare all'asse X. Invece, cliccando sull'asse Z, avremo una riflessione lungo questa direzione. Il piano di riflessione passa attraverso l'origine dell'oggetto. Sarà quindi necessario, se vogliamo modificare la posizione del piano di riflessione rispetto all'oggetto, entrare in Edit Mode e, ad esempio, spostare, selezionare tutta la mesh, tutti i vertici, e spostare in verticale la nostra geometria. Come notiamo, quando ci troviamo in Edit Mode, non è possibile selezionare l'oggetto, la copia dell'oggetto, la riflessione dell'oggetto. Questo perché di fatto la nostra mesh è unicamente l'originale. Chiaramente, quando facciamo una modifica sull'originale, questa si produce anche nella copia. Se vogliamo invece agire sull'oggetto che è il prodotto della trasformazione attuata dal modificatore, abbiamo la possibilità di cliccare su questa quarta icona, che è presente solo in alcuni modificatori, che permette di agire sulla mesh prodotta dalla trasformazione. Proviamo a fare una considerazione. Riattiviamo il modificatore array e definiamo quale direzione della serie, una direzione verticale, quindi azzeriamo il valore x dell'offset relativo e indichiamo 1 come intervallo sull'asse Z della riflessione. Ecco, come vediamo, in questo caso avremo l'applicazione prima della serie e quindi avremo la copia istanziata della nostra mesh e poi del prodotto risultante dal modificatore array la riflessione. Questo vuol dire che modificando l'ordine dei modificatori anche il risultato potrebbe variare. Spostando quindi per esempio il modificatore array verso il basso, quindi al di sotto del modificatore mirror, vedremo come la modifica, ovvero la riflessione dell'oggetto, in questo caso verrà attuata prima e dopo, quindi dell'oggetto e del suo doppio, sarà attuata la serie. Bene, spostiamo anche questo oggetto e vediamo un'altra coppia di modificatori. Per farlo, aggiungiamo questa volta un piano. Shift A Mesh. Plane. Entriamo in Edit Mode, nell'Edit Mode del piano, quindi tasto Tab,
e ruotiamo il piano in maniera che si ponga in posizione frontale. Quindi tasto R, ruota lungo l'asse, attorno all'asse X di 90 gradi. Una volta ruotato, spostiamo il piano lungo la direzione X per allontanarlo dal centro. A questo punto andiamo a selezionare il modificatore Screw. Come vediamo, il modificatore ha prodotto una rivoluzione dell'oggetto, una rivoluzione attorno a un asse che passa sempre per l'origine dell'oggetto. Per determinare quale asse utilizzare, è possibile da questo menu sceglierne eventualmente un altro. Possiamo anche definire qual è l'angolo che vogliamo coprire con questa rivoluzione. Il numero di intervalli in cui è sviluppato l'oggetto. È inoltre possibile determinare un intervallo verticale che quindi ci permette di sviluppare secondo una direzione elicoidale il nostro oggetto. Possiamo inoltre specificare un numero di ripetizioni dell'elica prodotta. Aggiungiamo quindi un altro modificatore wireframe. Accertiamoci che è possibile visualizzare il modificatore anche in Edit Mode. Ecco, l'effetto prodotto è quella di una gabbia elicoidale, ovvero il modello, la mesh, è stata trasformata in una versione a fil di ferro. Dal campo thickness è inoltre possibile specificare un diverso spessore della sezione della gabbia. Torniamo in Object Mode e facciamo spazio spostando la gabbia per un ultimo paio di modificatori e per vederli aggiungiamo un nuovo oggetto, ovvero un cerchio, mesh circle. Impostiamo il numero di vertici a 8 e il riempimento a triangle fan, fill type triangle fan. A questo punto proviamo a sviluppare, ci mettiamo in vista front su una finestra dello spazio della 3D View, selezioniamo solamente il perimetro esterno, quindi il loop esterno del cerchio, e proviamo ad abbozzare la forma di una bottiglia. Tasto E di Extrude, andiamo in verticale. E continuiamo, quindi sempre con il tasto E, tasto S per scalare la sezione della bottiglia, ancora tasto E in verticale. Aggiungiamo dunque il modificatore Subdivision Surface.
Con questo modificatore l'intera geometria viene frazionata, le superfici vengono suddivise e inclinate per consentire un raccordo morbido tra le parti. Abbiamo la possibilità dall'opzione View di aumentare il numero di suddivisioni e se vogliamo che lo stesso valore sia presente anche in fase di rendering, dobbiamo riportarlo anche nella casella render. In questo modo, quindi, la sagoma che abbiamo prodotto sarà morbida, sarà più sinuosa e rispetterà quelle che sono le tangenti delle singole facce che compongono l'oggetto. In questo modo possiamo, ad esempio, imporre che alcuni tratti della bottiglia si mantengano dritti, si mantengano rettilinei, aggiungendo frazionando le superfici esistenti, le facce esistenti, ma mantenendo tra loro la stessa tangente. Per spiegarmi, possiamo aggiungere con il comando loop cut and slide, quindi Ctrl R, nuovi loop, e in questo modo le parti di raccordo, di cambio direzione, saranno limitate solamente a delle porzioni che andiamo a definire appunto col posizionamento di questi nuovi loop. Un altro strumento molto utile che funziona in combinazione con il modificatore Subdivision Surface è il comando min crease, che si può richiamare dalla barra delle proprietà, tasto N. Da qui possiamo selezionare un loop, un bordo o più bordi e modificare questo valore, min crease, che ci permette in sostanza di aumentare la forza, il peso che questo loop ha rispetto alla geometria. E dunque, come se i bordi selezionati riuscissero a tirare maggiormente la sagoma, riuscissero a tirare maggiormente la geometria appunto frazionata dal modificatore Subdivision Surface. La bottiglia è quasi terminata, quello che resta da fare è dargli un po' di corpo, ovvero dargli uno spessore. E per farlo aggiungiamo un ulteriore modificatore, l'ultimo, ovvero il modificatore Solidify, che, come vediamo, consente di dare uno spessore alle facce. Il valore dello spessore è impostabile dal campo thickness. Come vediamo, in questo modo abbiamo prodotto l'oggetto desiderato.